Il tratto distintivo deve essere l'equità sociale, a partire dalla redistribuzione fiscale e da una patrimoniale sulle grandi ricchezze. Sono queste le priorità che la CGIL esporrà domani a Mario Monti, il neo senatore a vita che ha ricevuto proprio ieri l'incarico di formare il nuovo governo di emergenza dal presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Domani infatti il possibile nuovo premier incontrerà i parti sociali alle 15 nel suo ufficio di Palazzo Giustiniani. Al presidente Monti, ha detto oggi la segretaria generale della CGIL Susanna Camusso nel corso di un'iniziativa al Palermo, sottolineeremo che le ricette finora presentate non sono utili e ascolteremo cosa ci dirà. L'Italia ha infatti bisogno di un'altra politica economica che si basi sull'equità sociale, bisogna quindi partire dalla redistribuzione fiscale, il che vuol dire patrimoniale sulle grandi ricchezze. E se la CGIL non partecipa al gioco del Toto Ministri, sostiene però sempre attraverso il segretario generale che sarebbe estremamente negativo avere un governo di soli uomini e di soli uomini della cintura milanese. Poco meno di 3 miliardi e 300 milioni di ore di cassa integrazione registrate in 3 anni, da quando cioè nell'ottobre del 2008 la crisi finanziaria con il crack della Lehman Brothers si riversò sull'economia reale a ottobre di quest'anno. Una mole enorme così ripartita, 1 miliardo e 160 milioni di cassa ordinaria e poco più di 2 miliardi e 122 milioni tra straordinaria e in deroga, che ha inciso sul reddito degli oltre 500.000 lavoratori mediamente coinvolti in questi 3 anni per una cifra pari a 11,4 miliardi di euro, cioè circa 22.000 euro in meno nel salario di ogni singolo lavoratore in cassa. E il bilancio della CGIL attraverso le elaborazioni dell'osservatorio CIG del Dipartimento Industria nel rapporto di ottobre, su questi 37 mesi di crisi economica e sui suoi riflessi sull'apparato produttivo e sui lavoratori. Uno studio fatto in previsione della manifestazione del 3 dicembre a Roma in Piazza San Giovanni è incentrato proprio sui temi del lavoro.